Buongiorno a tutti, benvenuti a questa lezione serale di Java. Io sono Andrea Marcelli, mi occuperò sia de parte delle lezioni che mi vedrete anche in aula per il laboratorio. L'obiettivo della lezione di oggi è apprendere l'importanza del Java Collection Framework, ossia di tutte le librerie, di una parte delle librerie che Java offre per la gestione delle strutture dati. Perché quello che vogliamo imparare e cercare di programmare bene. Programmare bene significa poter gestire un programma con moli di dati grossi, avere un programma efficiente, scalabile e soprattutto flessibile, in modo tale che se un giorno volessi cambiare l'implementazione o la mole di dati aumentasse notevolmente, il programma continuerebbe a funzionare. Quindi, per questo motivo, teoricamente è stato introdotto il concetto di Abstract Data Type. L'ADT è un concetto puramente matematico e semplicemente possiamo vederlo come un package, una scatola sulla quale definiamo una serie di comportamenti. Dove? Quindi è una struttura puramente matematica sulla quale noi definiamo alcune funzioni che ne rappresentano il comportamento, ma non viene specificato come questo comportamento viene implementato. Quindi, ad esempio, voglio una struttura dati in cui aggiungere gli elementi, togliere gli elementi, ordinarli, ma non voglio sapere come questa struttura dati effettivamente viene implementata. E non c'è una corrispondenza diretta tra ADT e le classi in Java, però vediamo che l'ADT viene implementato in Java tramite una gerarchia di interfacce, che sono quelle della Java Collection, e poi ci sono delle implementazioni concrete di queste interfacce che rappresenteranno proprio le strutture dati, che rappresentano strutture dati che concretizzano i concetti teorizzati dell'Abstract Data Type. Quindi, perché studiare gli ADT? Perché sono un metodo di programmazione, sono un modello di programmazione, e vanno conosciuti appunto per creare dei buoni programmi, perché noi vogliamo essere dei buoni programmatori. E più o meno tutti i linguaggi moderni offrono un'interfaccia simile a quelle delle Java Collection Library in Java. Ad esempio abbiamo la Standard Template Library in C++, ma abbiamo anche delle alternative in Python o in C Sharp. E come dicevo prima, un esempio ADT è una scatola su cui definiamo alcune operazioni, come quella di aggiunta, rimozione. Vogliamo trovare un elemento, oppure vogliamo anche vedere se una collezione è vuota, renderla vuota, cancellare tutti gli elementi, oppure ottenere un subset della collezione. Quindi un esempio semplicissimo, consideriamo il sacco di Babbo Natale, vogliamo inserire un oggetto, vogliamo estrarre un oggetto e vogliamo contare gli oggetti. Come dicevo, sarebbe abbastanza semplice. Comincio a inserire gli oggetti, nel momento in cui voglio contarli, semplicemente magari li estraggo uno alla volta, poi li rimetto dentro o li conto in qualche altro modo, però qual è lo svantaggio? È che se questi oggetti sono 1000, vuol dire che devo ripetere questa operazione per 1000 volte. E quindi è particolarmente impegnativa, soprattutto se pensiamo che al posto di 1000 potrebbero essere 100.000 o 1 milione. Quindi una soluzione molto più veloce è quella di, man mano che li aggiungo, tengo traccia di quanti sono questi oggetti nel sacco. E quindi perché è più veloce? Perché nel momento in cui voglio sapere quanti sono, semplicemente leggo da qualche parte il numero, il conteggio attuale. La Java Collection, come detto, il Java Collection Framework è un'implementazione del modello, implementazione in Java del modello degli ADT, però non c'è una corrispondenza uno a uno tra Java Collection Framework e ADT, perché ADT è un modello matematico e quindi non si presta ad un'implementazione piena. ADT sono stati inseriti non subito, la Java Collection Framework non faceva parte della prima edizione di Java, è stata inserita a partire dalla versione 2, mi sembra, ma la più grossa rivoluzione è stata a partire dalla versione 5, perché nella versione 5 è stato introdotto il concetto dei generics. Cosa significa?
Voglio avere una collezione di dati il più possibile generica, cioè deve essere compatibile con qualsiasi tipo di dato. Il problema è che questa compatibilità si porta dietro degli errori, perché se una collezione ammette qualsiasi tipo di dato, vuol dire che in questa collezione per sbaglio potrei inserire dei dati che non sono coerenti tra loro, e quindi poi è difficile anche definire le operazioni che posso fare su questi dati. Per questo motivo allora sono introdotti i generics, ossia l'implementazione della Java Collection Framework è il più generica possibile. Però nel momento in cui la utilizzo, devo specificare il tipo di dato che utilizzo. E questo è il motivo per cui quando create una lista, mettete tra il segno di maggiore e minore il nome di una classe. Perché prima cosa si faceva? Prima si considerava che tutti gli oggetti fossero object, perché voi sapete che l'ereditarietà in Java è molto importante, perché tutti gli oggetti in Java ereditano da object. Quindi se io definisco una collezione di object, vuol dire che posso inserire qualsiasi oggetto di tipo object. E poi quando lo utilizzo potrei fare un cast brutale di quell'oggetto a quello che voglio utilizzare, quindi in questo modo potrei utilizzare i metodi specifici per quell'oggetto. Il problema è che se faccio un cast e per qualche motivo l'oggetto non è quello che mi aspettavo che fosse, allora ho un errore a runtime. Invece utilizzando i generics posso prevenire questo errore a compile time. Come ho detto, c'è un'infrastruttura e poi c'è un'implementazione che è General Purpose, che prevede sia dei metodi sui singoli elementi che su un insieme di elementi per la collezione, e vengono definiti anche alcuni algoritmi utili, come esempio quello dell'ordinamento. Perché ricordatevi che per essere dei buoni programmatori non bisogna ogni volta reinventare la ruota, ossia quello che voglio è creare un programma facendo la minor fatica possibile. Voglio sfruttare al più possibile quello che qualcun altro ha fatto, perché quel qualcuno molto probabilmente era molto più bravo di me, aveva conoscenze superiori e ha passato un sacco di tempo a implementare una particolare struttura dati, e quindi molto probabilmente se io lo rifaccio lo farò peggio. O lo farò meglio, non si sa, però nella maggioranza dei casi uno lo fa peggio. E quindi vogliamo cercare di sfruttare il più possibile quello che il linguaggio ci offre. Anche perché il tempo è limitato e vogliamo essere il più veloci possibile a costruire il nostro programma senza perdere tempo. Quindi la struttura della Java Collection è così organizzata. Abbiamo una serie di interfacce che sono collection, che viene una serie di interfacce che un'interfaccia che è la collection, e questa viene ereditata da set, list e queue, che sono più specializzate. E poi abbiamo anche il sorted set, che è una versione più specializzata del set. Le mappe sono una struttura dati che è simile ad una collezione, perché comunque si occupa di gestire dei dati, ma non fa parte propriamente delle collection, perché non eredita l'interfaccia collection, in quanto, come sapete, la mappa richiede che venga inserita una coppia chiave valore. Ed è un po' differente dagli altri tipi di collezioni che invece ereditano l'interfaccia estendono l'interfaccia collection. L'interfaccia collection estende a sua volta l'interfaccia iterable. Perché è importante? Perché iterable mi offre un metodo, che è iterator, il quale mi restituisce un oggetto, che implementa a sua volta l'interfaccia iterator. Attenzione, ci sono due interfacce, iterable e iterator. Iterable è quella che viene estesa da collection. Iterator invece è l'interfaccia che implementa l'oggetto che viene restituito dal metodo iterator dell'interfaccia iterable. Comunque, questo perché è importante? Perché mi offre un modo semplice per visitare una collezione. Perché tutti quanti noi sappiamo, abbiamo usato il C, sappiamo che possiamo fare un for per i uguale a 0, i minore di n, dove n è la lunghezza della collezione, e poi vedere, accedere in modo diretto ad ogni elemento della collezione. È molto più semplice se avessimo una primitiva che ci permette di visitare la collezione. E questo oggetto iterator, che vi dicevo, oggetto che implementa l'interfaccia iterator, ci offre tre metodi molto interessanti, che sono asNext, ossia esiste un oggetto successivo a quello a cui io punto? Se sì, dammelo, next.
E in caso voglio anche poterlo rimuovere, quindi ho il terzo metodo che è remove. È importante notare che l'utilizzo dell'iteratore è abbastanza comune nei linguaggi moderni, quindi il C++, il PHP, il Python, Ruby, Go, tutti quanti offrono interfacce simili. Qual è la maggiore differenza, la più grande differenza tra questi vari tipi di collezioni? Allora, il set è una collezione di oggetti che non permette oggetti duplicati. La lista invece è una versione, come dire, più flessibile rispetto all'array che abbiamo studiato in C. E poi ci sono le code in cui vi è un concetto di arrivo, ma il più importante è il concetto di testa, ossia vi è un elemento di testa sulla quale noi possiamo fare delle operazioni. Immaginate di essere sul mercato, la persona che è in testa è quella che passa per prima alla cassa. Una mappa invece è leggermente differente perché la mappa all'interno permette di inserire degli oggetti che sono una coppia di chiave valore, con il vincolo che le chiavi devono essere uniche, ma il valore può essere duplicato, quindi lo stesso valore può essere assegnato a più chiavi. Come dicevo prima, non essendo una Java util collection, ma sono comunque considerate parte del collection framework. Questo dà un'idea della gerarchia, come ho detto c'è l'interfaccia collection, questa viene estesa dal set, dalla coda, dalla lista, e poi ci sono delle implementazioni concrete, perché queste sono interfacce, definiscono solo cosa bisogna fare, sono gli ADT, sono quello che si avvicina più agli ADT, perché viene detto cosa si fa ma senza dire come viene fatto. Invece le implementazioni concrete sono queste, l'array list, la linked list. La linked list, attenzione, è anche l'implementazione più semplice di coda che si possa immaginare. D'altro canto, parlando di set, abbiamo gli hash set, i tree set. L'hash set sfrutta la funzione matematica di hash per inserire gli elementi, per trovare gli elementi nel set, per trovare gli elementi nel set. Invece il tree set sfrutta un albero binario bilanciato che ha la proprietà di trovare gli elementi in un tempo abbastanza limitato, logaritmico, in precisione, e per di più è anche ordinato, per cui c'è il concetto di qual è l'elemento che viene dopo, prima, un dato elemento. L'interfaccia della collection definisce tutta una serie di metodi, che forniscono l'esempio delle operazioni di base, come size, ossia qual è la dimensione della collection, is empty, è vuota, contains, passo un elemento, voglio sapere se quell'oggetto è contenuto nella collezione, add, remove, e poi l'iteratore, come dicevo prima, che serve per iterare sulla collezione. Poi ci sono tutta una serie di operazioni invece a livello di collezione, quindi dato una collezione di oggetti, voglio sapere se queste contenute all'interno di un'altra collezione, oppure aggiungi tutta questa collezione di oggetti ad una già esistente, o rimuovila, oppure trovo la differenza. Clear vuol dire cancella tutta la collezione. E poi ci sono altre operazioni che invece permettono di trasformare la collezione in un array, in un vettore. Questa è l'interfaccia e la gerarchia delle mappe. Le mappe, come dicevo, permettono l'inserzione di una coppia chiave-valore. Le implementazioni che più ci interessano sono la hash table, no, scusate, sono la hash map e la tree map, perché la tree map ha il concetto di ordine, ordinamento. Sulle mappe, quali sono le operazioni di base? Put, inserisce una coppia chiave-valore, get, voglio l'oggetto, voglio il valore associato ad una particolare chiave, remove, voglio rimuovere l'oggetto associato ad una particolare chiave, contains key, contain value, per sapere se la mappa contiene una particolare chiave o un particolare valore. Size, la dimensione, is empty, voglio sapere se la mappa è vuota. E poi ci sono altre operazioni come prima, a livello non più di singolo, ma a livello di collezione. Adesso mi dispiace fare una carrellata di metodi, però da una parte spero che voi li sappiate, dall'altra parte si imparano utilizzando. E comunque spero che voi già li sappiate. Inoltre ci sono anche un'altra cosa che è possibile fare sulla mappa, è iterare
e ottenere ad ogni passo dell'iterazione la coppia chiave valore. Di nuovo, questa è una feature che in alcuni casi, in alcuni programmi, viene utile. Se avete informazioni aggiuntive, siete particolarmente curiosi, avete dei dubbi, questi sono i siti di riferimento. Adesso passiamo. Avete domande sulle collezioni in generale? Ok. Allora adesso passiamo all'implementazione. Vediamo le liste. Le liste, come dicevo, sono una delle strutture dati più utilizzate, più flessibili e in generale quella che vi permetterà di risolvere la maggioranza dei problemi. Abbiamo un problema classico. Ho una collezione di parole, voglio gestire questa collezione di parole, ma non voglio che ci siano duplicati. Potrebbero essere, ad esempio, dei nomi. Voglio sapere quante persone hanno fatto accesso ad una stanza, ma non voglio contare i duplicati. Quindi permetto l'operazione di aggiunta, di cancellazione e poi il dump, ossia voglio sapere il contenuto di tutta la lista, di tutta la collezione. Questo è un esempio di main implementato utilizzando lo scanner, quindi utilizzo lo standard input per inserire delle parole, inserisco delle parole all'interno, qua ho un ciclo, do while, inserisco delle parole fino a quando non viene trovato un carattere, un trattino, che termina l'inserimento delle parole, faccio ws.dump, ossia ottengo tutta la collezione delle parole inserite, e provo a rimuovere la parola foo. Perché la parola foo? Perché in questo programma viene assunto che a un certo punto uno inserisce la parola foo. E poi dopo ottengo di nuovo il dump. Allora, come potrei risolvere questo problema? Attenzione, qua utilizzo il metodo ws.add perché avevo definito che la classe WordSet avesse un metodo add che permettesse appunto l'inserimento. Quindi questo è un esempio di abstract data type, perché io definisco delle operazioni però non sto specificando l'implementazione. E quindi adesso ci interessiamo, qual è l'implementazione? Perché ci interessiamo? Non perché dovete farlo, ma perché dovete capire che dietro queste strutture dati c'è una complessità. Ossia, se voi le utilizzate e basta, incorretta nel problema è che a un certo punto il programma potrebbe piantarsi. Ad esempio, capita delle volte che durante il laboratorio qualcuno mi chiama e mi dice come mai il programma non termina? Perché si è utilizzata una struttura dati che è completamente sbagliata per il problema. Quindi l'importante non è capire l'implementazione per poterla riprodurre, perché voi non dovete riprodurre l'implementazione della lista, ma dovete capire che cosa c'è dietro, perché solo capendo cosa c'è dietro potete capire quando è giusto utilizzare un'implementazione piuttosto che un'altra. Quindi se io utilizzassi la soluzione più classica, l'array, quello che abbiamo visto in C, quindi definisco un array abbastanza grosso, in questo caso di 9999 elementi, quindi vuol dire che viene allocata nella mia memoria del computer un'area che permette l'inserimento di 9999 parole, stringhe. Ok, però subito salta all'occhio un problema, e se fossero di più? E se fossero di meno? Allora, se fossero di più è un problema, perché non ho spazio per inserirle. Se fossero di meno sto sfruttando male l'area del computer, perché se tutti i programmi facessero così, i nostri computer non funzionerebbero. Voglio qualcosa di più flessibile, più scalabile. Se ho pochi elementi voglio un array di pochi elementi, se ho tanti elementi voglio un array di tanti elementi. E quindi questa è l'implementazione più simile al C possibile. Questa è l'implementazione del metodo dump, ossia semplicemente itero sul numero di parole all'interno di questo array, e poi la stampo utilizzando il metodo printf. Come faccio ad aggiungerlo? Prima controllo se c'è, quindi itero su tutta la collezione e controllo se c'è, se non c'è, allora aggiungo la parola. Però vedete, il codice è complesso, non salta subito all'occhio qual è la funzionalità, bisogna studiarselo, leggerlo. Anche il metodo remove è abbastanza complicato. In particolare, qual è il problema? Essendo l'array una collezione continua, vedetela come una pila di mattoni.
Se io rimuovo il secondo mattone della pila, cosa succede? Gli altri cascano. Per non farli cascare vuol dire che devo rimuoverli e poi spostarli tutti quanti di una posizione più in basso. E questo è esattamente quello che succede quando ho un array e voglio eliminare un elemento. Quindi, quando si utilizza la struttura dati come la struttura dati dell'array per memorizzare delle stringhe, è vero che l'aggiunta è molto semplice perché aggiungo un mattone sopra la pila di mattoni esistenti, ma quando devo rimuoverlo, devo spostare tutti quanti gli altri perché creo un vuoto che non può esistere. Per questo motivo è molto più semplice, ora come abbiamo visto l'implementazione C-like è abbastanza complessa, è molto più semplice utilizzare i metodi, la libreria che la Java Collection, che il Java Collection Framework ci espone. Quindi voglio utilizzare l'interfaccia list. E in particolare sono interessato alla linked list e all'ArrayList, che sono le due implementazioni concrete più note. Allora, se utilizzo la lista come quali sono i vantaggi? È che la lista permette l'ordinamento degli elementi, può contenere duplicati, ma soprattutto il vantaggio più grosso è che il resizing, cioè il cambiamento di dimensione della struttura dati, è completamente trasparente all'utente. Quindi operazioni classiche, add, remove, aggiungo un elemento, tolgo un elemento. Posso ottenere un elemento dato l'indice, posso settare un elemento in quell'indice, posso aggiungerlo, posso rimuoverlo, posso sapere se un dato elemento è contenuto nella collezione oppure voglio sapere l'indice di quell'elemento all'interno dell'array, all'interno di una lista, scusate. Allora, tutti questi elementi, se voi li utilizzaste, funzionerebbero così, out of the box. Create una lista, prendete gli elementi e dite elementi, ma qua ci sono due funzioni, due metodi, che sono un pochino, bisogna fare attenzione, perché nascondono delle insidie, ossia contains e index of. Come funzionano i metodi di contains e index of? Al loro interno si portano dietro il concetto di confronto, ossia dato un oggetto, lo voglio confrontare con un altro per sapere se la collezione contiene quell'oggetto, oppure farmi restituire l'indice di quell'oggetto. Come faccio a fare questo confronto? Chi di voi lo sa? Ci sono due metodi che vengono spesso implementati, a volte in modo inconscio, diciamo. CompareTo serve per ordinare, equals e poi un altro hash code. Ora, equals hash code, perché? Perché noi sappiamo che tutti gli oggetti in Java ereditano da object e object in Java definisce il metodo equals e definisce il metodo hash code. Il problema di object, di questa implementazione, è che nell'implementazione standard vengono semplicemente controllati i riferimenti. Quindi se io utilizzo equals, il metodo equals standard, quello non ridefinito, del metodo object, semplicemente sto confrontando i riferimenti dei due oggetti. E quindi, se, essendo i riferimenti dei due oggetti quasi sempre differenti, avrò sempre che il risultato del confronto sarà diverso anche se i due oggetti effettivamente sono lo stesso al loro interno. Vi faccio un esempio per essere più chiaro. Se ho due interi, potrei utilizzare il wrapper integer di Java, che al suo interno è studiato per contenere un intero. Integer ridefinisce il metodo equals in modo tale che il confronto venga fatto sul numero. String, di nuovo, ridefinisce il metodo equals in modo tale che il confronto venga fatto tra i caratteri, sulle stringhe. Però se io definisco una mia classe, ve lo dico perché questo è uno degli errori più comuni, se io definisco una mia classe e a un certo punto voglio confrontare se questi due oggetti sono identici, devo ridefinire il metodo equals, perché altrimenti viene utilizzato quello standard e quello standard sappiamo che non funziona nella maggioranza dei casi, o perlomeno funziona benissimo, però non funziona come noi crediamo che funzioni. Però questo lo vedremo nelle lezioni successive dove faremo anche qualche esempio. Utilizzare le liste, quindi questa
astrazione di Java è molto più semplice perché ho dei metodi ad alto livello come remove, add, che rendono le operazioni trasparenti all'utente. Però, come dicevo, dobbiamo comunque essere consapevoli di quello che c'è dietro. Il metodo dump, di nuovo, è più semplice. O perlomeno è più flessibile anche, è più leggibile. Perché, come dicevo, tutte le collezioni estendono iterable. Iterable ha il concetto di iterator, quindi posso iterare sulla collezione. Ossia, data una collezione, chiamo il metodo iterator, ottengo un iteratore e su questo posso chiamare il metodo asNext. L'iteratore restituisce, come dire, un puntatore al primo oggetto della collezione, anche se è possibile specificare un indice per partire da un punto diverso nella collezione. Ma di default si parte dal primo, quindi asNext, c'è un elemento? Sì, c'è il primo elemento, quindi entro dentro. Dammi questo elemento, i.next, perché asNext semplicemente mi dice se esiste un elemento dopo, non me lo restituisce, è il metodo next che mi restituisce l'elemento successivo. E se volessi a questo punto potrei anche chiamare remove, perché voglio rimuovere l'elemento che ho appena inserito. Però remove posso chiamarlo una sola volta per ogni ciclo, perché remove punta all'oggetto corrente, quello restituito da next. Di nuovo, voglio aggiungere una stringa. Prima abbiamo visto che era complicatissimo, dovevo iterare sulla collezione, dovevo capire se la stringa era presente e poi a quel punto aggiungerla. Invece qui è molto più semplice, semplicemente utilizzo il metodo contains. Se mi restituisce false, vuol dire che la stringa non è presente nella collezione, allora l'aggiungo. Altrimenti mi fermo, altrimenti continuo sulla prossima parola. Quindi, allora, ArrayList. Come dichiariamo un ArrayList? List string, string in questo caso, come abbiamo visto, è il generics, quindi identifica il particolare tipo di oggetto con il quale voglio lavorare su questa collezione. Semplicemente list string words mi definisce un puntatore, un reference, ad una struttura dati che ora non è ancora definita, per ora è null. Quindi è importante poi avere l'implementazione concreta, costruire concretamente l'oggetto. E questo si fa facendo new ArrayList. Attenzione, questo qui è di nuovo un errore che vedo molto frequentemente. Definire semplicemente words non è sufficiente, list string words non è sufficiente per chiamare il metodo add, perché words semplicemente è una reference, non è una struttura dati. Se voglio creare la struttura dati devo chiamare new ArrayList, ossia costruisco l'oggetto, perché reference è semplicemente una piccola porzione di memoria che mi dice ok, io punto a qualcosa, ma non so cosa, per cui per ora punto null. Creo la struttura dati con new, ok, allora questo reference punterà alla struttura dati creata. ArrayList, come dicevo, una zona continua di memoria allocata per il mio array, inserisco tre parole, foo, bar, buzz, però voglio eliminare foo. Come dicevo prima, la struttura crolla, non posso lasciare un elemento vuoto nel mio array. Tutti devono essere pieni perché l'inserzione avviene sempre in coda, sempre alla fine, come ultimo elemento. E quindi se ne elimino uno che all'inizio vuol dire che devo spostare tutti gli elementi che ho già inserito. E questa è un'operazione particolarmente impegnativa, perché in questo caso sono pochi gli elementi e quindi si fa veloce, ma se gli elementi fossero 10.000, 100.000, 1 milione, come sono le collezioni dati che si utilizzano tipicamente nei programmi, allora diventa un problema. Invece nella linked list, come faccio a definirla? List words, new linked list, string, quindi cambio semplicemente questa seconda parte. La linked list è un po' diversa, ossia non alloco più una zona contigua di memoria. Attenzione, una cosa che non ho detto è che questa zona contigua è allocata, però se a un certo punto si riempie ed inserisco e voglio inserire ancora altri elementi, automaticamente Java Collection Framework gestisce questo e l'implementazione della lista aumenta un pochino la dimensione. In realtà non è possibile proprio aumentarla, ma ne deve allocare una nuova e poi spostare tutti gli elementi, credo. Quindi questo di nuovo è un'operazione complessa. Invece la linked list è molto più flessibile da questo punto di vista perché alloca solo quello che è necessario. Ossia, voglio inserire un elemento, benissimo, alloco un elemento nella memoria. Ne voglio inserire un altro, alloco un altro elemento e li collego con due puntatori. Però, per come è fatta la memoria,
perché questo avviene nell'heap, che è la zona di memoria dove c'è la locazione dinamica, non è detto che quando alloco il terzo blocco sarà contiguo i primi due. Potrebbe essere benissimo a metà, perché nel frattempo si è liberato uno spazio a metà. Quindi, nonostante in questo caso l'implementazione suggerisce che ci sia una linearità nella memoria, in realtà non è vero, potrebbero essere benissimo scambiati di posto. Però il fatto che ci siano due puntatori, perché la lista è doppiamente linkata, permette di andare sia in avanti che indietro. Se ho dato un elemento della lista, posso avere sia il successore che il precedente. E se ci pensiamo, questo è da origine a delle operazioni che sono estremamente flessibili, da un lato. Però dall'altro, altre operazioni che prima con l'array erano molto semplici, qui diventano costose. Ad esempio, se con l'array volessi l'iesimo elemento, prima era immediata l'operazione, perché siccome gli elementi erano contigui, io contavo, io sapevo che dovevo accedere alla memoria i volte l'indirizzo di partenza. Qua nella linked list perdo la partenza e l'arrivo, cioè io conosco l'elemento di partenza e conosco l'ultimo elemento, però non so dove si trova l'iesimo, quindi devo percorrere tutta la lista. E se voglio accedere esattamente a quello a metà, vuol dire che devo saltare fino a quando non arrivo all'elemento a metà della lista. D'altro canto, però, se prima l'eliminazione era un problema, se prima la cancellazione di un elemento era un problema, con la linked list non lo è più. Perché avendo questo concetto dei puntatori, ossia ogni elemento punta al successivo e al precedente, se voglio eliminare un elemento centrale, basta che quello successivo punti a quello precedente dell'elemento che voglio eliminare. E quindi la cancellazione di un elemento diventa un'operazione molto più semplice. Quindi, cosa succede? Come facciamo a stabilire quale struttura dati utilizzare? Abbiamo una tabellina e sappiamo che alcune operazioni sono veloci, altre operazioni sono molto lente. E in base alle operazioni che vogliamo eseguire sul programma, scegliamo una struttura dati piuttosto che l'altra. Se noi sappiamo che vogliamo fare tanti inserimenti di oggetti in una collezione, ma sappiamo che potenzialmente sono tanti, ma non sappiamo quanti, potremmo utilizzare una linked list, perché è più flessibile. Se però a un certo punto vogliamo accedere agli elementi in modo... Se vogliamo iterare con gli elementi, vanno bene entrambe le collezioni, ma se vogliamo accedere all'iesimo elemento, è molto più semplice utilizzare un array list piuttosto che una linked list. Se vogliamo fare tante cancellazioni di elementi a metà della lista, conviene utilizzare una linked list. Quindi vediamo un'idea della complessità. Se voglio aggiungere un elemento, è semplice in entrambe le implementazioni, perché nella lista, nell'array list, quindi nel vettore, viene inserito al fondo, nella linked list viene inserito al fondo, e quindi è semplice in entrambi i casi. Se voglio rimuovere un oggetto, però, attenzione, nell'array list è molto più... a seconda di quale oggetto voglio rimuovere, posso incorrere in una penalità in termini di prestazioni, mentre la linked list no. Se voglio tenere l'elemento a determinato indice e magari cambiarlo, mi conviene utilizzare un array list. Se voglio aggiungerlo in un particolare, se voglio aggiungere un elemento in una particolare posizione, di nuovo entrambe sono sfavorevoli, perché è il concetto di indice che è un problema per la linked list, perché ogni volta che ho un indice vuol dire che per trovare quell'elemento devo scansionare la lista, perché non ho idea. È vero che c'è una zona di memoria che è allocata per quella lista, però non ho idea di come questi blocchi siano ordinati. So che tutti questi blocchi magari fanno parte di quella lista, ma non so se il primo è effettivamente il primo, oppure il primo è l'elemento a metà di questa lista, di questa linked list. Se voglio sapere se un oggetto è contenuto, è un problema in entrambi i casi, perché devo scansionare l'intera lista. Se voglio sapere qual è l'indice di un oggetto, di nuovo è un problema, perché devo scansionare l'intera lista. Quindi, in base alle operazioni che voi avete in mente di fare, dovete utilizzare una struttura dati piuttosto che l'altra. Se gli elementi sono pochi, si può utilizzare, sono pochi, diciamo, dell'ordine di qualche centinaia, si può utilizzare un array list. Se invece la struttura dati diventa più complessa, allora devo fare, perché ho più dati, eccetera, devo cominciare a pensare quali sono le operazioni che incidono di più. Ovviamente, molto probabilmente avrò bisogno di tutte queste operazioni, sempre, ma alcune operazioni le dovrò fare più frequentemente, o magari alcune operazioni dovrò farle e dovrò avere una risposta veloce. In altri casi invece sono disposto ad attendere di più. E
quindi sono disposto a incorrere in una penalizzazione, perché so che tanto avrò tempo in quel caso. Dimmi. Sì, allora, è vero, però questa tabella è leggermente fuorviante, perché è difficile parlare di complessità. Allora, la complessità è teorizzata, quindi ci sono delle formule che la descrivono molto semplicemente, però se non vogliamo entrare veramente nei dettagli della complessità della formulazione matematica, diamo delle regole di base. Ci sono dei casi in cui la linked list funziona nettamente meglio, ad esempio dell'array list, ad esempio, come dicevo, la rimozione di un elemento, che qua ho definito come, nella linked list, come non ottimizzata, in realtà, questo mi potrebbe essere un errore, tra l'altro. No, io direi, scusate, no, questo qui è un errore. La rimozione di un elemento della linked list è immediata. Ok, lo aggiorno e poi le carico. Però ci sono dei casi in cui la linked list magari funziona meglio. Ed è difficile dare un'idea di complessità, perché dipende anche da quanto la collezione è grossa. Comunque, siccome vorrei farvi ragionare su questo, sia sulla complessità di una struttura dati piuttosto che l'altra, l'esercitazione di laboratorio di domani sarà incentrata su questo argomento. Ossia, utilizzerete due funzioni offerte dal sistema operativo che vi permettono di cronometrare la lunghezza di un'operazione. E in particolare ce ne sono due, che sono current time millis e nanotime. Nanotime restituisce un valore in nanosecondi ed è l'informazione più precisa, che il timer più preciso che è disponibile. Quindi qual è l'idea? Utilizzerete due collezioni, un array list e una linked list, inserirete in queste collezioni una marea di elementi, proverete con 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione, se il computer regge, e provate a vedere, a cancellare un elemento a metà, provate a cancellare l'elemento in testa, l'elemento in coda, su entrambe le strutture dati, e misurerete il tempo di ciascuna operazione, in modo tale da verificare se questa tabella è effettivamente corretta oppure non lo è. E successivamente faremo una lezione più dettagliata in cui vedremo il perché ogni operazione ha effettivamente una diversa complessità. Quindi studieremo un pochino più nel dettaglio la complessità di ciascuna operazione. Però se vogliamo inserire tantissimi dati all'interno di una collezione, come facciamo? Siccome non abbiamo ancora visto come si accede ai database con Java, perché altrimenti potremmo utilizzare benissimo un dizionario, generiamo queste stringhe in modo random. Un metodo, il più semplice metodo per generare una stringa semi-random è quella di avere un prefisso tipo tag e poi unirci, a mettere come appendice invece un numero. Un numero, quindi basta creare un ciclo da 1 a 10.000 e creo una serie di stringhe con tag che va da 1 a 10.000 e poi inserisco questi 10.000 elementi in una array list oppure in una linked list. Oppure, se siete particolarmente interessati, potete anche utilizzare quest'altro metodo per creare un UUID, ossia Universal Unique Identifier. C'è una funzione di Java, c'è una libreria di Java che permette, Java util UUID, permette di generare in modo random un user ID. Tutto questo sono solo dei trucchi per permettere in modo semplice di generare una quantità spaventosa di stringhe e inserirla all'interno di una lista. E a quel punto giocare con le liste, vedere, tolgo l'elemento, il primo, l'ultimo, quello centrale, provo ad aggiungere gli elementi in testa, in coda, al centro, e vedere quanto impiega, per cercare di capire se i dati che vi ho fornito sono corretti oppure sono assolutamente sbagliati. Ok, direi che abbiamo ancora tempo,
in questi 40 minuti vorrei farvi vedere un esempio pratico con Eclipse. Quindi se andate su GitHub, sulla pagina del corso, vediamo su internet. L'indirizzo è github.com/tdp-2017, TDP con la T maiuscola, la P maiuscola e la D minuscola. E c'è un progetto che si chiama Pet Hotel. Siccome non sappiamo ancora utilizzare GitHub, lo impareremo nella prossima lezione, quello che possiamo fare è scaricare il progetto come zip, download zip. Poi apriamo Eclipse. Importiamo il progetto che abbiamo appena scompattato, quindi import existing projects into workspace. Desktop, nel mio caso, Pet Hotel Master, open. Ok, scusate perché... Rifacciamo. Allora, ieri dovreste aver già visto la vostra prima applicazione JavaFX, me lo confermate? Sì. Quindi più o meno dovreste aver visto come funziona, sì, abbiamo un main. Ma la parte importante è il controller che gestisce, che controlla appunto l'interfaccia, che si occupa di controllare l'interfaccia. Sì, sì. Questa è la pagina, ci siete? Quindi TDP 2017, Pet Hotel e poi clone or download, download zip. Posso? Quindi il progetto dovrebbe già essere compilabile, quindi se proviamo a eseguirlo, vediamo cosa succede. Abbiamo un'interfaccia molto semplice perché ci poniamo nel caso di essere in un hotel per cani e gatti e vogliamo gestire i clienti in arrivo, ossia voglio poter inserire il nome di un cliente, il nome del cane, per quanti giorni il cliente si fermerà in questo hotel. Inserisco e vediamo che semplicemente viene stampata le informazioni che ho inserito all'interno dell'interfaccia. Avete già visto come in JavaFX si possono prendere i dati da una casella di testo e si stampano ieri? Sì, no? Ossia, come funziona questo programma? Abbiamo definito due metodi. Questi metodi sono definiti all'interno di JavaFX. C'è un metodo insert client e print client. Questi metodi vengono chiamati
nel momento in cui si clicca sul bottone, quindi si registrano ad un evento. Se clicco sul pulsante insert, viene chiamato questo metodo, un po' come se fosse una chiamata ad un evento. Che cosa fa? Quando viene chiamato insert, prendo il testo che ho scritto in owner text field, che sarebbe la prima text field, in pet text field, che sarebbe la seconda text field, e la terza. E in particolare nella terza trasformo il contenuto in un intero, perché voglio il numero di giorni. Attenzione, questo codice qua funziona soltanto se compilo correttamente le informazioni, perché se per caso qui mettessi al posto di un numero una stringa, il programma andrebbe in crash, perché non ho ancora gestito le eccezioni. Però siccome abbiamo già introdotto un sacco di informazioni, non volevo aggiungerne di più, e quindi la gestione delle eccezioni la vediamo la prossima volta. Tutte queste informazioni sono salvate temporaneamente in una variabile, non perché fosse realmente necessario, ma perché così il codice è un pochino più leggibile, e poi dopo semplicemente le stampo nella output field, che è questa zona, questa text area che si trova nella parte bassa dell'interfaccia, e la stampo mettendo degli spazi. Se invece clicco su print, non so già nulla. Quindi non sto inserendo effettivamente queste informazioni in un qualsiasi tipo di collezione, ma semplicemente le visualizzo. Quello che vorrei farvi vedere è un esempio di come inserire queste informazioni all'interno di una collezione. Quindi, per prima cosa, ho un problema, ossia voglio inserire delle informazioni in una collezione. Come faccio? Prima opzione, potrei creare tre liste separate, una lista per gli owner, una per il pet, per l'animale, e una per i giorni. Però poi sarebbe complicato, perché come faccio a sapere a cosa corrisponde cosa? È molto più semplice se creo una lista di oggetti, dove l'oggetto è un oggetto custom che creo io. Quindi definiamo una nuova classe, creiamo una nuova classe. Che chiamiamo pet client, nella classe pet client creo tre variabili che sono il nome del proprietario, il nome dell'animale e il numero di giorni che è definito come un intero. Poi li definisco come privati, perché non voglio che siano visibili all'esterno dei metodi della mia classe. Poi creo dei getter e setter per tutti questi campi. E questo si può fare in modo automatico con Eclipse. Poi, siccome voglio anche poterlo stampare, creo un metodo toString per tutti questi campi, quindi voglio stampare il contenuto di un oggetto. Come faccio? Utilizzo toString, perché altrimenti cosa succede? Viene utilizzata di nuovo l'implementazione di toString di object, perché ricordatevi, in Java la gerarchia è fondamentale, tutti gli oggetti derivano da object, quindi se io non faccio l'override di un metodo, mi sembra che si chiami override, se non faccio l'override di un metodo, non si legge nulla, ok, solo un secondo, qualcuno sa come si aumenta il carattere in Eclipse?
No, control più non... no, non credo che... Color and fonts, basic... Ah, basta, no, dove? Questo? No. Ah, qui? Forse... non ho sentito. Sì, però... ok. Mi appena scono il font, già faccio l'editor. Vedete? Ok, scusate, non ero preparato. Allora, come dicevo, ridefiniamo il metodo toString, perché se non lo ridefinissi utilizzo quello di default del metodo object, dell'oggetto object. Quindi, di nuovo, in Java, se voglio definire un comportamento diverso da quello standard, devo ridefinire i metodi. Ok, infine... Voglio anche creare un costruttore. Quindi, source. Voglio creare un costruttore che, dati questi tre oggetti, dati queste tre variabili in input, mi crea un nuovo oggetto con già tutte le variabili settate. Attenzione, qui non ho ridefinito né equals né hashCode perché non credo di utilizzarli. Quindi, ogni volta che inserisco un cliente, vorrei creare un nuovo oggetto pet client. A cui passo l'owner, il nome del pet e i giorni. Poi vorrei anche inserirli all'interno di una collezione, quindi creo una lista di pet clients, di pet client, questo, come dicevo prima, è generico, ossia specifica il tipo di oggetti che andrò a inserire all'interno della lista, e poi creo un array list perché credo che inserirò pochissimi elementi, quindi un array list è più che sufficiente. E nel metodo insert, quindi per ultima cosa, scriverò client list. Scusa? Più piano, ok. Allora, fin qua avete capito tutti? Ok.
Ora come ora ho creato un oggetto che permette di contenere delle informazioni, un oggetto custom che è pet client. Poi creo una lista in cui andrò a inserire gli oggetti pet client. Ho chiamato questa lista client list. Ci siete? All'interno del metodo insert client utilizzo la lista appena creata per aggiungere elementi. Quindi client list, come mai non funziona? Add. Pet client che è l'oggetto che ho appena creato. Quindi provo a ricompilare giusto per essere sicuro che tutto funzioni. Come prima posso inserire un oggetto, però ora come ora posso inserire delle informazioni, ora come ora queste informazioni vengono salvate in una lista, ma siccome non faccio ancora alcuna operazione su questa lista come stamparla, a livello di interfaccia utente sembra che non sia cambiato nulla. Era giusto per verificare che il comportamento fosse corretto, non avesse errori. Allora, adesso cerchiamo di stampare questa lista. Allora, rimuoviamo questa stampa. Come faccio a iterare sulla lista? Come ho detto, una possibilità è quella di utilizzare il classico iteratore i uguale a 0, i minore di n, i più più, e poi accedo come se fosse un array in modo aliesimo oggetto. Però questo è molto C-like e vorrei che voi non lo faceste mai, ma utilizzaste quello che si chiama il ciclo for avanzato, che sfrutta gli iteratori. Quindi quello che faccio è definisco un ciclo for con pet client, che è il tipo di oggetto sul quale itero, pt, scusate, pet client pt, e itero su client list. Quindi all'interno di questo for, cosa succede? Ogni volta che entro ottengo un pet client diverso che ho inserito all'interno della lista e potrei ad esempio stamparlo nel output field, che sarebbe il field, la text area che ho inserito nella mia interfaccia. Quindi potrei scrivere output field.append text di pt.toString. Chiamo il metodo toString perché append text si aspetta una stringa, pt è un oggetto che non è una stringa, quindi devo chiamare il metodo toString per farmi restituire una stringa. Quindi vediamo cosa succede al programma. Inserisco il mio nome. Inserisco un altro. Stampo, vabbè, la stampa purtroppo non è molto carina perché vengono stampati sulla stessa riga, però vengono stampate le informazioni della lista, contenute nella lista. Adesso correggiamo questo errore antiestetico, mettiamo semplicemente un backslash n per andare a capo. Ovviamente il metodo toString potrebbe essere reso più carino. Ottimo, però vorrei fare qualcosa di più su questa collezione. Ad esempio, vorrei poterla ordinare prima di stamparla. Chissà come si ordina una collezione, l'avete già fatto nei corsi precedenti? Qualcuno, qualche volontario? No. Collection sort è un modo. Quindi se io faccio collection.sort di client list, quello che succede
collection o collection? Collection con S. Non bisognerebbe specificare, scusate. Come mai? Listo. Ah, molto probabilmente perché non ho implementato comparable, perché sapete che quando bisogna ordinare gli elementi di una collezione abbiamo sempre due alternative. La prima è quella di utilizzare l'ordinamento naturale degli oggetti, che si sfrutta utilizzando, se all'interno dell'oggetto implemento l'interfaccia comparable. Quindi se implemento comparable all'interno di pet client e aggiungo il metodo implementato che è compareTo, posso confrontare gli oggetti, quindi però voglio anche definire il tipo, cioè l'oggetto verrà confrontato soltanto con oggetti di tipo pet client, ossia dello stesso tipo, perché altrimenti potrei avere degli errori a runtime, quindi mi conviene ricrearlo. Quindi if this.ad esempio voglio confrontarli, diciamo, sul numero dei giorni che i clienti passeranno in hotel. Se il numero dei giorni è minore del numero dei giorni dell'oggetto che ricevo, allora ritorno meno 1. If se è maggiore ritorno 1, altrimenti ritorno 0, perché vuol dire che sono uguali. Adesso non dovrebbe dare più, ecco, era questo l'errore scoperto. Quindi cosa succede? Ho utilizzato il primo metodo per confrontare per ordinare gli oggetti di una collezione, che è implementare l'interfaccia comparable all'interno dell'oggetto pet client. L'alternativa era definire un comparator, che vedremo dopo. Quindi, se adesso rieseguo il programma, dove sono gli errori? Ah, è vero. Grazie. Finora è tutto chiaro? Se avete domande, non fatevi problemi. Quindi inserisco un po' di elementi. Adesso faccio print, a parte essere stampata in modo diverso, perché ho aggiunto il backslash n, inoltre la collezione viene ordinata in modo crescente. Perché questo? Perché l'ordinamento crescente è l'ordinamento di default di collection.sort e viene sfruttato quello che si chiama ordinamento naturale, perché ho ridefinito il metodo compareTo all'interno della classe petClient. Se invece in alternativa, per ordinarli, avrei potuto utilizzare collection.sort, ma definire anche un comparator, quindi sempre client list, la collezione che vado a ordinare, ma definisco un nuovo oggetto comparator,
di pet client, e all'interno questo oggetto, perché comparator è un'interfaccia, devo ridefinire il metodo compare. Come prima, se ho o1.getDays, se il numero di giorni è minore di o2.getDays, devo usare getDays adesso rispetto a days, perché non posso accedere più alle variabili perché le ho definite come private, return meno 1, quindi la stessa cosa di prima, semplicemente questa volta non sfrutto più l'ordinamento naturale, ma sfrutto quello definito all'interno di comparator. Quindi se adesso lo ricompilo, stesso esempio di prima, print e come prima ottengo la lista ordinata. Dimmi. Allora, il toString l'ho semplicemente no, ho semplicemente utilizzato quello standard che offre Eclipse. Cioè, allora, perché avrei potuto ridefinirlo a mano, ma siccome è abbastanza lungo, è più semplice utilizzare i metodi che offre Eclipse. Eclipse permette di generare il metodo toString in modo automatico, però qua mi dice che già esiste. E poi devo selezionare quali sono i field, quali sono le variabili che voglio stampare, perché magari vorrei stampare soltanto pet name o days. E poi dopo mi offre questa struttura abbastanza standard, fatta dal nome della variabile uguale valore. Come ora, vorrei sapere se fin qua è tutto chiaro, veramente non fatevi problemi a farmi domande. Quindi, quando abbiamo una collezione, dimmi. Basta mettere il backslash n quando stampi, quindi all'interno del metodo print client, basta che all'interno del ciclo aggiungi un backslash n e va a capo. Quindi per ricapitolare, quando abbiamo una collezione per ordinarla abbiamo sempre due possibilità: implementare l'interfaccia comparable all'interno dell'oggetto, oppure utilizzare un comparator e implementare poi il metodo compare di questo comparator. Abbiamo un ordinamento crescente, in ordine crescente. Come dicevo prima, questo qui è il for, quello che si chiama il for avanzato. E diciamo che è anche la versione ideale di for, quella che utilizzerete più spesso. In alternativa potete anche utilizzare l'iteratore, ossia iterator, si definisce così iterator, poi si definisce il tipo generico, quindi pet client, it, uguale client list punto iterator, e poi lo importo. Abbiamo visto che il metodo iterator è un metodo che offre Java Collection e restituisce un oggetto che implementa l'interfaccia iterator, e iterator al suo interno ha quattro metodi che sono next, asNext, remove e
Basta, scusate, sono tre quelli interessanti. Quindi, co come potremmo utilizzare questo iteratore? Potremmo fare un ciclo while, fino a quando it has next, quindi fino a quando c'è un elemento successivo, it.next mi restituisce l'oggetto pet client, che però devo andare a salvare da qualche parte, quindi crea una variabile temporanea, pet client pt uguale it.next. In questo modo pet client viene restituito il valore dell'elemento successivo, l'oggetto successivo. Quello che potrei fare, ad esempio, è eliminare dalla lista tutti gli oggetti che hanno una durata superiore a tot giorni. Quindi aggiungo un controllo if pt.getDays maggiore di 20, allora it.remove, ossia rimuovi quale oggetto? Quell'ultimo che mi hai restituito con next, quindi non il successivo, non quel presente, ma questo, quello su cui sono adesso. Quindi vediamo se ha funzionato, perché copiando questo codice prima della stampa dovrebbe, quindi prima li ordino, poi elimino quelli con durata superiore a 20 e poi li stampo. In realtà l'ordinamento potremmo anche toglierlo perché abbiamo visto che funziona e comunque non ci serve visto che li rimuoviamo. Quindi se eseguiamo di nuovo il programma, ne inserisco un paio. Questo di 4, lo inserisco, stampo, ho messo maggiore di 20, quindi 4 e 20 rimangono, quello maggiore di 20 viene cancellato. Però un'altra cosa, l'ultima cosa che vi spiego è, abbiamo visto che le collection permettono di restituire un iteratore, ma le liste in aggiunta permettono non solo di restituire un iteratore, ma anche un list iterator, che è una versione specializzata, quindi un'interfaccia che eredita da iterator, ma aggiunge dei metodi interessanti, perché iterator ci permette di andare solo in avanti, invece list iterator ci permette di andare in avanti e indietro, quindi aggiungi i metodi as previous, previous, quindi list iterator, devo di nuovo specificare il generics che è pet client, list iterator, while it.ah, ovviamente qui, come dicevo prima, l'iteratore di default parte dal primo elemento della collection, ma è possibile anche specificare un elemento in particolare della collection da cui partire, un indice. E gli indici nella collection, ricordatevi che vanno da 0 fino a size-1, quindi vanno da 0 a n-1. Infatti, se guardiamo la definizione del metodo, client list.listiterator, è possibile definire un indice e noi potremmo ad esempio scrivere client list.size-1, ossia crea un iteratore e parto dall'ultimo elemento. E poi posso sfruttare as previous, as previous per iterare sulla collezione. Certo, allora, iterator ci permette di andare soltanto in avanti, però siccome è una lista, la lista implementa un'altra interfaccia, list iterator. Il list iterator permette di andare sia in avanti che indietro. Inoltre, in aggiunta, entrambi gli iteratori consentono di specificare qual è l'indice all'interno della lista da cui partire per l'iterazione.
ed è particolarmente utile nel caso del list iterator, perché posso andare sia in avanti che indietro. Quindi, nel caso del list iterator, ho specificato come indice di partenza l'ultimo. Qual è l'ultimo? È client list size meno 1, perché sappiamo che gli indici vanno da 0 fino a n meno 1. È chiaro? Quindi faccio un altro ciclo while it. No, in questo caso si chiama lt, questo qui lo commento giusto per non sbagliarmi. While lt as previous ha un precedente, allora lt.previous. Voglio il precedente. E se il precedente, prima, pet client uguale lt.previous, se pt ha un numero di giorni che è superiore a 20, allora lt.remove, rimuovo quale l'elemento puntato correntemente, che è quello restituito da previous. La stessa cosa di prima, soltanto che prima la facevo in avanti e adesso la sto facendo indietro. E poi stampo. Stessa cosa di prima, ottengo 20 e 2, quindi il risultato non varia, semplicemente vado in avanti o indietro. Avete delle domande? Tutto chiaro? Allora, se è tutto chiaro, potete trovare le esercitazioni di laboratorio sul sito di ITDP e domani ci vediamo in laboratorio e buona serata. Ciao.